Clinica iPhone. Siamo a Contigliano nella sede dell'Istituto Comprensivo Malfatti con la preside, la professoressa Anna Maria Temperanza, per la tappa italiana del progetto Comenius, un appuntamento che ha visto a Contigliano, Greccio e Monte San Giovanni coinvolti tutti i ragazzi dei tre ordini di scuola e che sta ospitando per una settimana bambini di altri paesi europei. Quali innanzitutto? Dunque sono 9 paesi europei, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, Spagna, Portogallo, Belgio, Romania, Bulgaria, Estonia e poi Guadalupe per la Francia. Chiaramente è compresa anche l'Italia, anzi in questo momento siamo noi gli ospiti. Bene, bene, l'Italia che fa gli onori di casa. E come si è preparato l'Istituto Comprensivo Malfatti ad ospitare questi ragazzi? C'è stata una grande partecipazione da parte di tutte, delle autorità locali, quindi degli enti locali, ma dei genitori, dei ragazzi, veramente sono stati disponibilissimi ad accogliere i loro compagni, perché questi 30 ragazzi che vengono da questi 9 paesi europei sono ospiti delle famiglie di questi nostri alunni e a loro volta sono stati ospitati quando hanno raggiunto le scuole di queste altre entità locali, insomma, quindi della Spagna, del Portogallo, dell'Estonia. E quindi la partecipazione è totale e assoluta da parte delle famiglie, degli enti locali, delle varie rappresentanze e associazioni, la Prologo, il Quintilianum, tutte le associazioni che a vario titolo si sono offerte per poter accogliere al meglio queste delegazioni. Bene, ma entriamo nel dettaglio. Che cos'è il Comenius? Cioè, che cosa ha fatto la scuola di Contigliano? In che cosa, che argomenti sono stati trattati? Allora, il tema di questo progetto Comenius è un partenariato fra appunto varie scuole dell'Unione Europea. In questo caso sono addirittura 9 le scuole partecipanti di altrettanti paesi europei. La tematica oggetto della trattazione è appunto le modificazioni climatiche e lo sviluppo ecosostenibile. Sono stati trattati questi argomenti con il coinvolgimento anche di vari esperti dei vari territori. Orgogliosa, un pizzico di soddisfazione rappresentare l'Italia in questo progetto? Contentissima e orgogliosissima, orgogliosa dei miei ragazzi, dei miei docenti che hanno fatto di tutto, di tutti e 3 gli ordini di scuola per far sì che l'Italia figurasse nel modo migliore. E poi adesso abbiamo questa settimana in cui faremo in modo di far conoscere loro questa nostra bellissima Italia, li porteremo a Roma, faremo conoscere parti del nostro territorio, quindi la riserva dei laghi Lungo e Riva Sottile, la cascata delle Marmore, Labro, Rieti con tutte le sue aspette, il Contigliano, Greccio e Monte San Giovanni, che sono appunto i nostri comuni. E dopo la dirigente, la responsabile nazionale del progetto Comenius, la professoressa di francese Anna Boccacci, un gran lavoro. Sì, effettivamente è un gran lavoro, è un lavoro che è cominciato, diciamo il progetto è cominciato nel 2013, ma per preparare questo incontro, questa accoglienza, effettivamente ci stiamo lavorando dall'inizio dell'anno. Abbiamo fatto un laboratorio di riciclo e qui potete vedere i lavori fatti dai ragazzi proprio per educarli al riutilizzo di tanti materiali che invece in altro modo vengono gettati via, proprio per come educazione a uno sviluppo ecosostenibile. E che cos'altro? Insomma, qui effettivamente c'è tutto il lavoro dei ragazzi su questo progetto, dai lavori dell'osservazione sul clima del nostro territorio, all'evoluzione, ai cambiamenti nel corso degli anni, poi alla possibilità di recupero, quindi la visita alla discarica di Contigliano, a come trattare l'imballaggio dei vari oggetti che noi utilizziamo ogni giorno, la riproduzione di abiti fatti con materiale riciclato. E comunque tutto questo, a mio avviso, è importante, perché ecco, lo fine della scuola dovrebbe essere proprio questo: educare i ragazzi attraverso questi laboratori, questi incontri, ad assumere dei comportamenti corretti a livello di ecosostenibilità. Bene, professoressa, sappiamo che ogni delegazione in questa occasione presenterà un lavoro. Cosa farà l'Italia? Cosa presenterà? Dunque, noi per questo incontro abbiamo
seguito un percorso, come le dicevo, che è cominciato proprio sul territorio, dall'osservazione del clima, poi allo sviluppo, all'analisi di quelle che possono essere le risorse alternative, e poi in questo penultimo incontro presentiamo un lavoro sulla piana aretina e abbiamo preso spunto interesse nel ripresentare l'opera di Strampelli. Questo perché abbiamo visto, studiando il nostro territorio, quello che era, diciamo, nei tempi dei romani e quello che è diventato poi successivamente, e quindi come l'intervento dell'uomo anche su un territorio che può essere poco adatto, diciamo, alla vita delle popolazioni, possa invece attraverso una saggia filosofia, diciamo, possa essere visto con un'ottica di creare possibilità di vita abbastanza sostenibili, come in effetti Strampelli ci ha dimostrato attraverso questo suo esperimento del grano in questa zona che era prima un acquitrino, una palude, poi bonificata, eccetera, come invece questa cultura potesse avere degli sviluppi diversi che hanno dato vita a tante popolazioni, hanno dato sussistenza a tante popolazioni oltre, insomma.